L'ultima frase. Giulio tutte le mattine veniva a messa alle ore 8, faceva sempre una lettura. Quando periodicamente si faceva la Via Crucis, ha sempre partecipato. È proprio colui del quale noi possiamo ricordarci che è stato l'uomo amato da Dio e che ha amato Dio e lo ha saputo testimoniare con la sua vita in ogni circostanza. È l'augurio che facciamo a tutti coloro che oggi sono carichi di responsabilità per la cosa pubblica, perché sul suo esempio sappiano essere così coerenti, forti, coraggiosi. Il Papa Francesco, proprio in questi giorni, deplora quei cristiani tiepidi e incoraggia ad un cristianesimo forte e coerente, capace di andare contro le situazioni, anche le più difficili. E Giulio è stato uno di questi, veramente forte, capace di andare contro ogni corrente, senza mai piegare la testa.